perché c'è chi artista lo fa. C'è chi artista lo è. Attesa in purgatorio ci ha stremati, ma siete cresciuti e io sono cresciuto con voi. Grazie per la fiducia. Ora mi spetta il paradiso. Siamo a Genova perché sta per uscire Il Paradiso, la deluxe di un disco che abbiamo atteso per anni, ma che ha permesso a Tedua, nel bel mezzo del cammin della sua vita, di compiere un definitivo passo in avanti. Oltre che nel capoluogo ligure, ci sposteremo in altri dei luoghi simbolo di Mario Tedua, quindi Arenzano, Cogoleto. Faremo un po' di domande alla gente del posto per capire quanto Tedua abbia influenzato queste strade e anche quanto lui si sia fatto influenzare dalle stesse. E cercheremo di capire perché questo progetto è così importante per il cammino di Tedua. Però, come è stato per il sommo poeta Dante, non c'è posto migliore per chiudere un cerchio, evolvere ed elevarsi che nel paradiso. A tutti i miei fratelli. La prima volta che ho ascoltato Tedua era circa il 2016 e ricordo di aver visto il video di Busta della Spesa. La cosa che mi colpì di più fu la sua capacità di tradurre in chiave rap moderna un immaginario fortemente italiano, una cosa che all'epoca, nella scena di allora, non c'era. Allora, la prima volta che ho ascoltato Tedua è stato con il primo Wasabi Freestyle e non mi convinse appieno. Infatti ricordo che discutevo molto con i miei amici, con le persone in generale, perché mi accusavano di non vedere un talento. La prima volta che ho sentito parlare di Tedua mi ricordo che ero alle elementari e questo mio compagno di classe è venuto da me e mi ha fatto vedere una sua foto e mi ha detto: questo qua è un cantante rapper di Cogoleto. Io non ci credevo, gli dicevo che secondo me era impossibile che a Cogoleto, qua comunque vicino a noi, ci fosse un cantante così bravo. E la prima canzone che ho ascoltato è Da dove provieni, la quale è molto legata a sua madre. Puoi raggiungere i desideri se non ti ricordi da dove provieni. La prima volta che ho ascoltato Tedua credo fosse Busta della Spesa. Mi stupì il suo linguaggio del corpo. Aveva una presenza scenica da star e soprattutto da persona che in qualche modo sapeva dove sarebbe arrivato. Ogni suo movimento sembrava che mi dicesse: io non sono come gli altri. La prima volta che ho ascoltato Tedua è stato con Orange County, California, e questo mi ha aiutato poi a conoscere tutta la wave del 2016, no? Quindi Sfera, Easy, Gali e tutti quanti. E mi ha impressionato fin da subito. Allora, la prima volta che ho sentito parlare di Tedua è stata in una canzone con Dala Pai Pai, non so se lo conoscete, comunque uno dei pionieri del rap genovese, cioè era molto più in hype di Tedua. In quel momento è uscita sta canzone che si chiama Noi sempre qua d'estate, che è un pezzo raga assurdo, proprio mood genovese, lì era un pischello, ho detto minchia. Questi chi sono? Cioè, sembravano proprio quelli, non lo so, il mio punto di riferimento da quel momento sono stati loro. Wasabi 2.0. Ricordo che un mio amico l'aveva già notato con Wasabi Freestyle l'anno prima e quindi appena uscì il pezzo colse subito l'occasione per farmelo sentire. Da subito mi ha colpito la scrittura poetica, un po' ghirigorosa per certi versi. Non l'ho capita inizialmente, ma poi l'ho apprezzata sempre di più nel corso del tempo. Il flow è una capa dal telaio graffiato. A 16 anni ho fatto cazzo di gelataio. Fumavo gramma e scamo dietro al reparto. Non sai il lavoro quanto mi abbia formato. Questa è la cremiera del Sasso dove Mario ha lavorato circa 15 anni fa. E si vedeva già che voleva fare questo, che voleva fare musica nella vita? Ma sì, lui cantava già dietro al banco, aveva le idee chiare in testa. Secondo me si vedeva già del talento, già da piccolo. Sono felice per lui che ce l'abbia fatta. Finalmente uno su mille, un milione che ce la fa, sono felice per lui. Un giorno il mondo l'han fatto tondo affinché tutto torni, anche se tu non torni, mentre mi guardo attorno. Poi esce Mowgli, dico caspita, che disco è? Che artista è? Finalmente ho visto quel talento di cui tutti mi parlavano. Posso dire anche che oggi è tra i miei artisti preferiti in assoluto in Italia. La prima volta che ho sentito parlare di Tedua, sicuramente con Mowgli. Avevo 12 anni, quindi il momento in cui ti inizi ad avvicinare al rap e sicuramente è stato un album importante. L'ho poi apprezzato definitivamente con Mowgli e con Vertigini, perché poi lì ho capito effettivamente il talento di cui tutti mi stavano parlando, quella scrittura che davvero riusciva ad arrivare a un punto e un'immagine che l'artista voleva mostrare nonostante questo linguaggio a volte poco fluido e un po' più criptico. Cedere, non cedere, eccetera, che c'era in quel cocktail a quel party. Tedua per Genova rappresenta un aggiornamento culturale perché ha di fatto portato la cultura della città nel 2024 e oggi credo che un ragazzo di Genova, nel momento in cui affronta la vita, nel momento in cui affronta le sue passioni, i suoi sogni, ha un pochino più di fiducia in più
su quello che si può realizzare nella città perché esiste Tedua. Tedua è un ragazzo come noi, infatti io personalmente ascolto Tedua proprio perché mi rivedo in lui, in quello che ha vissuto qua. Secondo me è un simbolo perché comunque è quello che in un certo senso ha riportato Genova sulla mappa, no? Perché forse la sparo grossa, forse dai tempi di De André, che non si sentiva un artista genovese così comunque in auge a questo livello. Tedua per Genova credo che sia una sorta di religione. Una cosa che mi stupì al concerto a Genova è che c'erano ragazzini di tutta l'età, dai 13, 14, 15 fino ai 25 anni. Tedua rappresentava per loro qualcosa in cui credere, un esempio da seguire, uno stimolo per andare avanti e farlo con tanto entusiasmo per la vita. È un po' un'ispirazione, un punto di riferimento, che è un po' la stessa cosa, un punto di rivalsa, un farti vedere che ce la si può fare, una persona che si è impegnata. Sicuramente se ci sono dei ragazzi emergenti a Genova, emergenti più conosciuti, emergenti meno conosciuti, è comunque un qualcosa che arriva da quello, nel senso che senza quell'ondata di 2016, ma anche l'ondata di Dala prima, è un qualcosa che secondo me faceva fatica ad esserci ora. Roccia sto corco mi segna calva e rata. Faccio un salto a nord e schecini ospitali. Genova per Tedua cos'è? Senza Genova Tedua non sarebbe un rapper speciale come lo è oggi. Lui ha raccontato di una città di cui mancava la narrazione nel rap italiano e lui la porta con sé ovunque. Ricordo quando parlava nella nostra intervista di quanto ad esempio De André lo avesse influenzato. Genova per Tedua sicuramente è come una madre che l'ha sempre cresciuto da quando è piccolo. Come ha detto anche in diverse interviste, lui quando è arrivato da Milano qua a Genova gli hanno dato due schiaffoni in faccia, gli hanno insegnato come si vive veramente. Adesso è come dire una star nazionale, però Genova è casa sua, no? Quindi è un po' la sua palestra. È quella cosa che lo tiene molto legato con i piedi per terra, rispetto magari a una Milano che invece ti proietta verso un qualcosa di più lontano. Genova è un qualcosa che ti tiene ben saldo, ti fa ricordare i valori veri della vita. Genova per Tedua è casa, è integrità, è l'inizio di tutto, il luogo di passaggio che poi ha assicurato il successo della sua penna, grazie forse soprattutto all'atmosfera portuale da cui lui derivava e anche all'influenza degli scritti di De André. Molti luoghi di Genova sicuramente, come appunto il porto, i vicoli, sicuramente gli hanno suscitato delle emozioni che in certi altri posti non ti possono suscitare e quindi gran parte della creatività penso che sia dovuta a Genova. Un viaggio verso la consapevolezza che è il metro di misura della coscienza. Nell'apparenza stavo perdendo la mia essenza. La prima volta che ho sentito che Tedua avrebbe fatto un disco con questo concept, una parte di me ha detto che bomba. Un'altra ha detto, ok, ora questo che cazzo fa? Per il semplice fatto che la Divina Commedia di Dante è una delle opere più complesse che un essere umano abbia mai prodotto. Ci sono persone che dedicano la loro intera vita allo studio della commedia. E quindi tra me e me pensavo, per fare qualcosa di decente, la dovrà studiare per bene. In un momento storico in cui tantissimi artisti, rap e non solo, provano a fare dischi con l'intenzione di arrivare soltanto ai numeri, la Divina Commedia è un progetto che vuole essere un album ambizioso e un album vero, con un concept, un immaginario molto definito, puntando in alto come nessuno aveva fatto prima. Questa è una delle caratteristiche che lo ha differenziato, sempre ricercando quel cantautorato, no? Che poi è poesia e ancora prima era la scrittura di Petrarca, Dante, cioè è nato tutto così. La Divina Commedia è speciale perché racconta il viaggio di un artista che arriva un po' a tutti, partendo dall'inferno e quindi un dolore che è ancora un po' incompreso, poi col purgatorio e una presa di consapevolezza iniziale fino ad arrivare al paradiso, quindi la presa finale di coraggio di un ragazzo di 30 anni che sta imparando a superare i propri limiti. La Divina Commedia è il disco più venduto della carriera di Tedua, e non di poco. In un solo anno la Divina Commedia è diventato 5 volte disco di platino, eguagliando quasi il risultato che Lazza ha avuto con Sirio. E questo è stato il risultato sì dell'attesa, ma anche di un'apertura capillare di Tedua. Sono passati gli anni e non è morto l'hyper Tedua. Finisco la carriera, per me invece inizia un'era, questa è la Divina Commedia. La Divina Commedia di Tedua è stata speciale per me perché è arrivata in un momento dove, come dire, avevo qualche problema personale. Ogni traccia ha trovato il suo momento nella mia vita, nella mia giornata, ok? E questa è una cosa che con altri dischi, con altri artisti non ho trovato e quindi per me la Divina è speciale per questo. È un album che arriva a tutti perché è in grado di avere un modo di empatizzare
con gli ascoltatori, che è diretto e conciso nonostante sempre la sua struttura stilistica, che è sempre un po' controversa e necessità di parafrasi, ma che arriva lo stesso. Perché nel disco troviamo tante tracce diverse che parlano a tantissimi suoi fan. Troviamo intro e l'outro che parlano ai fan più viscerali, quelli che hanno patito l'attesa. Poi c'è Paradiso Artificiale che parla alle strade, c'è Ho che invece parla ai club, ma La Mente invece può essere considerabile come una seconda Vertigini. E se vogliamo prendere un esempio, in questo Bagagli è un po' la perfetta sintesi di quello che vuole farci arrivare. L'attesa è stata fondamentale, soprattutto secondo me per una città come Genova che non aveva fretta. Qua non c'era la fretta che uscisse la Divina Commedia, poi ovviamente magari con l'amico dici, comunque nel freestyle del 2020 aveva detto nuovo anno, nuovo album, e uno dice va bene, arriverà prima o poi. Però Genova non richiede niente. Magari si aspetta qualcosa a livello appunto di scrittura, si aspetta qualcosa sotto l'aspetto della forma, ma potevo uscire tranquillamente tra 1 o 2 anni, e anche ora Il Paradiso che esce, fosse uscito fra 2 anni lo aspettavo tranquillamente, e non c'è nessuna fretta appunto. Quello in cui Tedo è stato bravo è che ha fatto una sua personalissima interpretazione di cos'è la commedia per lui. In qualche modo è come se avesse ripreso il format e lo avesse portato 800 anni dopo. Insomma, Tedo è riuscito a raggiungere questi risultati perché ha avuto un'evoluzione totale nella sua arte. È un artista che alla sfida più importante della sua carriera è arrivato con le armi giuste. Ed è importante notare come il 2023 sì, è da considerare come l'anno del coraggio dei bambini, ma Tedua non è lontano da quei numeri, semplicemente perché il suo disco è uscito a giugno e non a gennaio come quello del rapper napoletano. Una cosa che spesso non si dice della Divina Commedia è che non è un album semplice. Vi sfido a trovare altri dischi in cui un brano come Paradiso Artificiale è tra i più ascoltati. Ma non solo, anche un brano come Malamente da un certo punto di vista è sicuramente aperto, ma non è mainstream nei canoni. È un disco in cui Tedua fa il Tedua. Un Tedua sicuramente voluto, ma che rimane se stesso. Demoni all'inferno, poggiati sul bancone, sono deboli all'interno, forgiati da rancore. Rapper fanno foto con addosso banconote, ma non hanno mosso un grammo, quindi contano in 6 ore. Tedo è migliorato molto nel tempo perché ha lavorato su una qualità che nella nostra intervista ha ribadito tante volte, che è la consapevolezza. Ha capito quali sono i suoi punti di forza e ha capito quali sono i suoi punti deboli. Ha lavorato molto sulla semplicità, che era una cosa che dal primo momento gli veniva criticata, ed è diventato un artista di tutti senza perdere la vulnerabilità che l'ha sempre reso speciale. È migliorato approfondendo sempre di più, secondo me, la base del rap, quindi tutta la tecnica, cioè lui si è allenato molto, cioè ho visto questo cambiamento soprattutto dal punto di vista delle canzoni, cioè lui canta di più adesso, cioè lui adesso si può permettere di fare delle canzoni più complicate, più difficili a livello proprio vocale, perché è migliorato e si è allenato per diventare più forte e poter competere appunto con persone che sono già magari brave a cantare e a, non lo so, andare a tempo, ritmicamente migliori, queste cose qua. Tedua è migliorato nel tempo ricordandosi da dove era partito. Acqua, malpensandoti, non so se è lontano o vicino come i bimbi la TV. Era un'immagine che io quando ero bambino avevo da sempre, vedevo questo scatolone e mi domandavo dove fossero le immagini, se fossero dentro o se fossero in un altro luogo, lontano. Ovviamente avevo 3-4 anni, prima di capire come funzionasse una televisione. Quella frase per me è stata molto forte nel descrivere un frame, una sensazione, un momento che non avrei saputo descrivere con parole mie. E credo che alla fine a questo servano i grandi artisti, a farti uscire dei pensieri che altrimenti non riusciresti a comunicare al mondo. Perché è una penna che riesce ad arrivare anche all'ascoltatore. A volte puoi essere bravissimo nello scrivere, ma non riuscire ad avere l'empatia giusta per trasmettere un messaggio e farlo captare anche da chi ti sente. Invece Tedua riesce a fare entrambe le cose. Milano mala, ma la verità che la città è malata, in circonvalla fai 200 segni al tempo, in gara via. Tedua secondo me è diverso dagli altri per l'attitudine innanzitutto, perché ha un'attitudine secondo me che hanno veramente in pochi nel panorama rap italiano, e lo stile anche, perché non mi vengono in mente altri artisti con lo stile di Tedua. È diverso, cioè non c'è una cosa in cui non è diverso dagli altri, in tutto e per tutto. È diverso dagli altri di sicuro dal punto di vista della sua storia, nessuno ha vissuto quello che ha vissuto lui, e poi sicuramente la metrica e il flow lo contraddistinguono da tutti, non c'è nessuno come lui. Prova sempre a distinguersi dalla massa, cerca di essere innovativo. Quando lo senti sai che è Tedua.
quando senti quel flow, quando senti quella metrica, sai, quel Tedua. Magari all'inizio appunto non la capisci bene, ma dopo che lo ascolti un po' ti entra dentro e non puoi farne più o meno. Lui riesce a raccontarsi senza scadere in cose superficiali. Quando ascolti un brano di Tedua entri appieno nel suo mondo, ti fa vedere ogni sfaccettatura della sua personalità. Quindi quando mi capita di ascoltare Tedua è come se stessi ascoltando la storia di un amico, una persona che si mette a nudo in ogni suo brano. Ed è importante notare questa cosa perché attraverso tantissime canzoni di Tedua noi conosciamo quelli che sono stati i step nella sua vita. Sto tornando da sole, non mi ritrovo nelle persone che ho incontrato lungo la strada e mi ha lasciato solo parole vuote. Il Paradiso è un disco molto importante per Tedua perché è più di una deluxe. È un disco che ha l'obiettivo di completare un concept molto ambizioso che è quello della Divina Commedia e soprattutto è il disco che arriva dopo il disco più importante della sua carriera. E in più il Paradiso è proprio, cioè, va a simboleggiare quasi l'arrivo, diciamo, capito, di un percorso, e magari è quello che anche vuole simboleggiare Tedua, l'arrivo dall'inferno al Paradiso, che magari è quello che voleva lui. Spero che nel Paradiso ci sia tanta Genova e tanto Tedua, tanto Mario più che Tedua. Un qualcosa di più legato anche al pre-2016, non per forza sotto l'aspetto delle produzioni, ma sotto l'aspetto dei testi, sotto l'aspetto proprio dell'uomo. Il Paradiso è importante perché semplicemente senza la Divina Commedia sarebbe incompleta. La parola d'ordine è sublimazione. Riuscire a completare un percorso che con l'inferno e con il purgatorio è solo iniziato. Nella Divina Commedia di Dante si eleva tutto nel Paradiso. Il linguaggio, anche la struttura dei versi. Credo che nel Paradiso vedremo un Tedua ancora più complesso e per questo più interessante. Il Paradiso è importantissimo perché va a chiudere un cerchio. La storia che Tedua sta raccontando, dall'inferno al purgatorio al paradiso, quindi avrà di sicuro dei temi diversi da quelli dell'inferno e del purgatorio, che voglio vedere cosa avrà da dire adesso. E soprattutto per me sarà importantissima perché già dallo spoiler che ha rilasciato su Instagram, secondo me sarà un album epico. Forse uno dei suoi migliori. Le regole del mercato discografico sono cambiate. Oggi le deluxe, per aiutare il progetto principale a concorrere a numeri ancora più importanti, hanno bisogno di uscire entro 12 mesi, altrimenti non contano. Ed è anche questo il motivo per il quale sta uscendo proprio ora. Sicuramente il Paradiso andrà ad aggiungere altri 2-3 platini alla Divina Commedia, quindi tra 20 anni parleremo di quest'epoca come l'epoca di dischi come Persona, come Noi Loro Gli Altri, Playlist, Sirio, Il Coraggio dei Bambini e appunto la Divina Commedia. Anche il fatto che sia uscito adesso, dopo un po' di tempo, ci sta, perché sennò questi pezzi forse si sarebbero andati persi nella marea di ascolti che ci sono oggi, di persone che pubblicano robe varie. Quindi io spero che con questo Paradiso appunto Tedua ci porti in paradiso musicalmente e spacchi tutto, raga, cioè speriamo che spacchi. Grande Mario. Già tra Inferno e Purgatorio abbiamo visto una netta differenza nella crescita anche di questo artista, quindi Paradiso cosa ci può portare? Dobbiamo soltanto aspettare. Mani a sinistra e a destra, a sinistra. Quando giocavi a pallone per la strada, prima di tradir la fidanzata. La doppia data all'Ippodromo di Milano rappresenta forse quasi più un festival che un vero e proprio concerto. È uno step tipico dei grandi artisti. Fai un progetto di grosso successo, ma poi arriva la prova del live. Tedua arriva da un tour molto importante e le due date all'Ippodromo saranno due concerti evento. A memoria non ricordo di artisti italiani aperti da grandissimi artisti internazionali e questo già di suo lo renderà un momento unico. Questi live sono importanti per Tedua perché lui non si è mai esibito davanti a 30.000 persone. La prima data è andata sold out, la seconda quasi. Però è importante notare come anche con la presenza di 21 Savage e Offset tutti questi numeri li abbia ottenuti praticamente da solo. Come primo headliner italiano della storia degli High Days. Apertura di artisti internazionali, di big italiani. Il live vorrà essere la vera rappresentazione estetica del successo che Tedua è riuscito a raccogliere e costruire in questi anni. Con i tagli sulla schiena, gli occhi rossi da fumera nella bufera.